Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, sono Tony Gamer 17. Ragazzi, oggi vi spiego come mettere tra i preferiti il vostro carattere speciale personalizzato che avete scaricato attraverso alcuni siti e volete metterlo tra i preferiti senza andarlo a cercare sui caratteri e trovare tutte queste cose qua e perdere tempo. Quindi, io ad esempio ho scaricato un carattere, l'ho estratto, l'ho installato, come potete vedere. Ho scritto Tony e adesso lo voglio cambiare. Lo cambio in questo, ok? Tra i preferiti ho messo quest'altro carattere. Lo voglio ancora cambiare, ok? E scelgo un altro carattere, questo qua con le ragnatele. Quindi, come metterlo tra i preferiti? Un tutorial in pochi minuti, cioè vi insegno in pochi minuti come fare e guardate un po'. Allora, così tolgo questa stellina, scendo un po' giù, giù, scendo un po' giù e metto tra i preferiti questo. Ok, basta schiacciare su questa stella e lo troverete qua. Eccolo qua. Ok, facile, non ci vuole niente. E se volete, vabbè, se vi interessa anche quest'altra parte dove scaricare alcuni caratteri, basta andare anche qua sopra, cioè qua sopra li troverete gratuitamente, basta scaricarli e vi uscirà un pacchetto RAR, voi estraete quel pacchetto RAR e lo installate il carattere, tanto è facilissimo. Basta scegliere il vostro carattere che vi piace, quindi mettiamo uno decorativo, eccolo qua, decorativo, consumato. Abbiamo anche quello del messicano, romano, greco, esercito. Esercito direttamente le armi. Cioè, come fa? Bah, vabbè. Horror. Ah, questi sono i simboli, ok. Moderno, bello, medievale. Ok, tutto chiaro. Quindi, ragazzi, grazie a tutti per questa visione. Se il video vi è stato utilissimo, lasciate like al video, iscrivetevi anche al canale, seguitemi su alcuni social media, seguitemi anche su Twitch. Se avete problemi su alcuni programmi, oppure altri tutorial che avete guardato e avete subito dei problemi riguardo all'apertura di questi programmi, entrate nel mio server Discord. Quindi ragazzi, grazie a tutti per questa visione e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi, ciao!